disse quant'era, due giorni fa, forse ne avevo parlato in conferenza, due o tre ore, non ricordo, avevi detto dobbiamo anche iniziare a tirare da fuori, non possiamo entrare in porta col pallone alla faccia. Sì, l'avevo detto un venerdì, sì. Oggi mi è riuscito tutto. L'avevo detto venerdì, dobbiamo provare a calciare fuori perché le altre squadre aspetteranno lì. Quindi ci troveranno tutte le squadre quasi così che aspetteranno per giocare in contropiede, quindi dobbiamo essere pronti anche a calciare fuori area, fuori provare. Tra l'altro proprio il mister Apolloni aveva chiesto alla vigilia maggiore cinismo da parte della squadra, anche quella di oggi, non solo la tua, ma anche con il gol di Melandri e di Longobardi, credo che sia una risposta forse la migliore possibile, perché un Parma che segna 5 gol, credo che non gli si possa chiedere almeno oggi ulteriore cinismo, non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo. È sempre bello quando facciamo tutti gli attaccanti, fanno un gol, è sempre bello. Ognuno voleva fare gol, meno male che abbiamo riuscito tutti, quindi è andato bene. Ma tu in 4 partite hai fatto più gol che negli ultimi 2 anni. Come trovi il livello di questa Serie D? È molto inferiore alla C o sei tu che sei maturato? No, non c'è molta differenza con Serie C e Serie D, no? Perché giocano quasi tutti uguali. Io ho voluto, gli anni precedenti giocavo, mi piaceva dribblare. Ero sempre bello a vedere giocare, dribblare, tutte queste cose, però non ero poco concreto davanti alla porta, non facevo pochi gol, però le partite che ho fatto facevo sempre del partitore, però quando non fai gol non parlo di te. E quando ho capito questa cosa, che devo pure avvicinare la porta e fare qualche gol, sono cambiato, gioco per la squadra. Cerco di essere meno bello e tutto questo cosa, e andare a essere più un killer anche davanti. Posso giocare e andare a fare il corpo. Quindi c'è tanto merito da Polloni in questa tua trasformazione? Sì, dirò di sì, perché anche tutte le squadre, gli allenatori mi hanno dato qualcosa. Mi hanno parlato, ma però lì mi sta aiutando tantissimo a trovare la posizione, perché mi ricordo la partita con Mezzarola, facevo fatica a trovare la posizione. E abbiamo parlato, mi ha spiegato tante cose, l'ho capito. Oggi l'ho fatto e mi è riuscito. Quindi io lo ascolto sempre, perché volevo migliorarmi sempre e quindi sono a disposizione. Michelangelo Treducato, sono qua. A proposito di gol, ti sei imposto una cifra. Qual è il tuo obiettivo? Sei gol? Sì, c'è un numero a cui punti a livello di realizzazione, no, io punti a titolo di capocannoniere. No, non dirò questo, io punto che Parma vince il campionato. Se Parma vince il campionato, faccio 7 gol, 20 gol che faccio, non è ancora bene. Io sono per la squadra, poi alla fine i gol che faccio, l'importante è vincere il campionato. I gol non ce l'ho più. Caro Chiesa, avete un Parma. Lei detto di prima, rispetto alla partita contro Mezzarola, oggi là davanti siete stati più imprevedibili e questa imprevedibilità permette anche di trovare delle soluzioni offensive diverse contro squadre che si chiudono. Ma mi ha sorpreso particolarmente come tu sei entrato maggiormente negli schemi della squadra, vedi la sponda di Longobardi sul secondo gol. State migliorando anche in questo? Sì, dobbiamo anche sapere che siamo poco, che siamo qua da poco. Iniziamo a conoscerci poco a poco, quindi ci conosciamo un po'. Contro la partita di Mezzarola, abbiamo fatto fatica tutti a trovare, avevamo fretta anche di fare gol tutto. Questo ci conosciamo un po', sì, iniziamo a conoscere ognuno. Se ci gioca ogni giorno alleni con i compagni, inizi a sapere dove vuoi la palla. Solo questo, anche lavoriamo solo per questo, tutti i giorni con il mister.
Alberto Dalla Tana, Gazzetta di Parma. Dei tre gol ti chiedo qual è che ti è piaciuto di più. Questa credo sia la prima tua tripletta. A chi la dedichi e soprattutto il significato della tua esultanza? Mi piace tutte e tre, non so quale di più. Provato tutte e tre a calciare, però quella di sinistra, io quella di sinistra, perché sono destro e ho calciato da fuori aria, come ho girato ho calciato. Questo significato vuol dire guardo dove sono i tifosi, dove sono la gente, solo questo. Lo dedico a mia famiglia, mia madre, che ho parlato stamattina, mi ha dato tutto, ero pronto a fare questo gol. Avevo fiducia di fare questi gol. Non sapevo se potevo fare 3 o 4, però avevo fiducia che potevo fare una bella partita oggi. Basta, lo dedico a mia madre. Tua madre è in Italia o vive in Senegal? No, in Senegal. Okay. Grazie. Altre domande? Grazie. Prego. Grazie.